Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà di questa Inter? Chi lo sa? C'ha 14 tifosi più sfigati che ci sia, che in trasferta vanno solo in Lombardia. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà di questa Inter? Chi lo sa? C'ha 14 tifosi più sfigati che ci sia, che in trasferta vanno solo in Lombardia. Buongiorno ragazzi, bentornati nella casa del diavolo. Importante novità, come penso vediate, finalmente le immagini dovrebbero essere un po' più decenti. Bene, veniamo a noi. Ricordatevi di iscrivervi tutti quanti, cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. E pollice in su per il Tringa, mi raccomando, fatelo, non costa niente. E niente, iniziamo con qualche notizia. Ah, intanto una cosa, una precisazione, vorrei scusarmi per ieri sera, non sono riuscito a fare un video perché ero fuori, sono tornato a casa tardi, penso che si veda anche un po' dalla faccia. E niente, comunque recupereremo oggi. Per quanto riguarda le vostre domande di ieri, veramente mi dispiace non essere riuscito a fare il video. Oggi pomeriggio risponderò alle domande di ieri e nel frattempo leggerò le domande a cui andrò a rispondere stasera. Niente, iniziamo con un paio di notizie. Allora, Ibra scalpita, perché vorrebbe già esserci contro la Roma. Per quanto mi riguarda, non penso che ce la faccia e secondo me bisogna comunque fare le cose con attenzione perché non è un ragazzino più di 25 anni e comunque, boh, secondo me sarà dura che c'è, però lui vorrebbe esserci. Poi, come vi ho detto, Kjaer sicuramente, quasi sicuramente potrebbe recuperare, ancora non si è sicuri, comunque scongiurati infortuni gravi, ma io penso che comunque giochi Gabbia lo stesso, sarebbe inutile rischiarlo, penso che Gabbia comunque con anche qualche errore comunque sia degno di poter fare la sua partita senza nessun problema. Allora, iniziano a venire voci sul rinnovo di Gigio Donnarumma. Come vi ho detto l'altro giorno, per Gigio è già tutto fatto. I giornali lo dicono solo adesso. Io ho questa certezza, sono sicuro. Sapete che se vi dico una cosa è perché l'ho guardata bene, Gigio ha rinnovato. Sui giornali parlano di un contratto da 6 milioni. Gigio, da quello che so io, addirittura si è leggermente abbassato lo stipendio. E io ero sicuro di questa cosa perché Gigio non farebbe mai degli sgarbi al Milan. Quindi sono convinto che. Che è già tutto fatto, insomma. Niente, un paio di notizie di mercato. Allora, spunta questo nome nuovo e io sono davvero, davvero, davvero contento perché questo è un giocatore che secondo me è eccezionale. A me piacciono molto le punte, quelle belle fisicate. Fisicamente belle imponenti come può esserlo Ibrahimovic. Quindi questo penso che sia proprio un giocatore che possa avere molto le caratteristiche di Ibra, con sicuramente adesso un po' più di mobilità, ma in generale comunque con un po' più di mobilità rispetto anche all'Ibra del passato. Giocatore Gaich, o anche detto il carro armato, il tanque, attenzione signori perché arriva il tanque,
Un giocatore, come vi ho detto, che per me è molto importante. E poi ho questa impressione: i giocatori argentini, dato che comunque il campionato argentino è un campionato molto bello massiccio, cioè diciamo che è un campionato bello potente, anche tatticamente rispetto agli altri campionati sudamericani. Niente, questo è un giocatore che a me piace, ma davvero piace davvero tanto. Allora, veniamo un po' di considerazioni su quello che ho visto ieri. Spuntano un sacco di hater, sono contento perché comunque anche questo fa parte del gioco. Agli hater rispondo che io accetto qualsiasi cosa. Non accetto soltanto i falsi moralisti, perché a me questi falso buonismo, questo falso moralismo non mi piace adesso e non mi è mai piaciuto, cioè le parolacce, questo, quell'altro. Io ho il mio modo di fare, come vi ho detto, non sono uno che guarda tanto i numeri, anche se anche quelli giustamente su YouTube ci vogliono. Quindi, ma anche proprio per poter parlare, non per poter parlare, non perché io parlo solo sui numeri, nel senso che per dare più spazio a quello che voglio dire, più gente siamo, più gente mi ascolta, più riesco a far finalmente stare zitti queste persone che si dicono tifose, ma che in realtà tifose non lo sono. E non sto parlando di una sola persona, perché ce ne sono tante di persone. Niente, per quello, a chi mi chiede per le donazioni così, allora non penso sia quella la priorità, per il momento non so neanche come si fa, quindi non chiedetemi, non ditemi come fare, arriverà anche quel momento, lo faremo, faremo delle live, faremo tante cose, ma non sono queste le mie priorità. Quello che mi interessa parecchio è fare più interazione possibile con voi. Quindi continuate con le vostre domande. Ragazzi, iniziamo ad essere un po'. Sappiate che i saluti miei da parte per voi sono sottointesi. Quindi cercate quando mi chiedete qualcosa di farmi delle domande e non chiedermi un saluto, anche perché sì, lo posso fare, però tra un po' sarà, non dico quasi impossibile, non dico impossibile, ma quasi, perché quando poi si arriverà magari a un certo numero più importante, sarà più difficile poter rispondere a tutti, cosa che io farò anche se dovessimo arrivare a numeri grandissimi. Io cercherò sempre di rispondere a tutti, a costo di fare video molto lunghi. Quello che voglio è avere interazione e voglio riuscire a rispondere a tutte le vostre domande. Quindi, sicuramente i video più saremo, più si allungheranno. Oggi pomeriggio, come vi ho detto, risponderò alle domande che mi avete fatto ieri, per poi arrivare a stasera a rispondere a quello che mi direte oggi, mi chiederete oggi. Ho visto che tanti avete preso la vostra posizione sulla domanda che vi ho fatto io, Rebic o André Silva. Tanti avete detto che terreste assolutamente Rebic. E qualcuno dice che comunque André Silva meriterebbe una possibilità. Io sono anch'io di quest'idea, io terrei Rebic e riporterei a casa André Silva, cosa che non può succedere perché chiaramente l'Eintracht cercherà di tenere sicuramente vuole tenere André Silva. Quindi si preannuncia sicuramente uno scambio a titolo definitivo, quasi sicuramente ci sarà uno scambio a titolo definitivo entro il prossimo calciomercato. Quindi ora vi saluto, spero che la qualità del video sia migliore,
Sono andato a prendere apposta questo telefono che non è ancora il mio, però siccome il mio stanno aspettando dei pezzi, va bene, per aggiustarlo ci vuole un po' di più. E adesso come adesso non mi posso permettere un telefono da 1.000 euro, sono comunque andato a comprarmi qualcosa di un po' più decente rispetto a quello che mi era rimasto quando si era rotto il mio. E alla fine ve l'ho detto, sono durato giusto qualche giorno perché comunque alla fine ho deciso di andarmelo a comprare, di andarmi a comprare questo che comunque è un telefono un po' migliore. Niente, ora vi saluto, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video, pollice in su per il Tringa e sempre forza grande Milan!